Guarda che bella il mio amore. Guarda la più bella del mondo. Minchia, 1103, scusami papà. Sì, ho visto tutto. Diamine, non sono riuscito a mantenere la promessa fatta a Orso. Scusami, Vegapunk. È diventata più piccola? Cos'è? È da parte di tuo padre. Un regalo per il tuo 10° compleanno. Da parte di papà, fantastico. Che bello, è uno zaffiro. Un ciondolo a forma di sole. Lo custodirò con cura. Ha detto che è un omamori. In giapponese, no. Tipico amuleto giapponese che si dona a una persona allo scopo di garantirle buona fortuna o protezione. A quanto pare ha funzionato. 2 anni fa nessuno avrebbe potuto immaginarsi che quel ragazzino avrebbe assunto quella forma. Cappello di paglia è il figlio di un grande amico di papà. È già stata una sorpresa vedervi arrivare assieme, come piccolo il mondo. Da quando si è entrato in quella stanza e Ged ne sono successe di tutti i colors. Ora anch'io devo la vita a Cappello di paglia. Ti dirò tutto, ma prima riprenditi. Dobbiamo aiutarlo. Perdonami, Bonnie, per essere solo uno scienziato insulso. No, tu non sei malvagio. Lui lo è. Ma che succede? E Ged oggi, ah certo. E questo è con Saturn. Piratessa Julie Bonnie, ormai tuo padre Orso è morto. Perché non riesco a muovermi? Bonnie! Cibo qualcuno, carne! Non riesco ad aiutarti. Sentumaro, guarda. Sentumaro, guardia del corpo di Vegapunk, è stato catturato. Giovane Sentumaro. Bonnie. Che succede lì? A tutti i commodori e inferiori. La situazione è... Stanno assediando uno dei 4 imperatori. Ci saranno sicuramente delle vittime. Nemmeno a Ara c'erano così tante navi. Vegapunk, stai bene? Se Orso avesse ancora un briciolo del suo istinto, dove pensi che si dirigerebbe? Io andrei senza dubbio a Mavi Joyce. Ma lui è diverso. Lui andrebbe sicuramente... Da Bonnie. Tanto mi ucciderà in ogni caso, no? Quindi... Distortion Future. Oh, il Gear Fourth. Un futuro simile. Cosa annica. Hai visto? Te lo dicevo io. Mi sto indebolendo, perché? Sei uguale a tuo padre. Anche tu conosci quel nome. Ma non ne sai nulla a riguardo. Non ha ancora collegato Nika e l'aspetto bianco di Cappello di paglia. Che peccato. Esatto. Neurone a specchio. Copia. Ma chi gli ha dato da mangiare? Ammanettatelo subito con la calma tolite. Chi gli ha dato da mangiare? Chi gli ha dato da mangiare? Non riesco a cambiare l'età del vecchiaccio. Che succede? Ti ho dato io quel potere, Bonnie. Abbiamo svolto un esperimento per trasmettere l'essenza di un frutto a un neonato senza che lo ingerisse. È stato un successo, ma il frutto è inutile. Ha il potere di trasformarti adattandoti a qualsiasi tipo di futuro. Ma più familiarizzi con la realtà, più le possibilità si riducono. Funzione è immaginazione. Vuoi credere in Nika, eh? So che esiste. Oddio, è lui? Da quando mio papà è diventato un cyborg ai vostri ordini ho fatto di tutto per trovarlo affinché lo liberasse. Eppure inizi a dubitarne. Questo tuo momento di debolezza ne è la prova. Anche tuo padre credeva alle castronerie dei Baccania e ripeteva di voler salvare le persone come faceva Nika. Dopo che tua madre è diventata l'ottava moglie di un abitante della Terra Sacra, ho sperimentato io stesso delle droghe su di lei. Così sulla sua pelle apparvero delle squame blu. L'esperimento era fallito. Inoltre... Sua figlia le aveva ereditate. Si è schiantato qualcosa. È Orso. È tutta colpa tua. Era un tuo esperimento. Hai distrutto la famiglia di Orso a causa delle squame zaffiro, Saturn. E ti aveva pure offerto la sua vita. Con che coraggio gli hai anche chiesto uno scambio? Mettiti nei miei panni. Come potrei mai comprendere i sentimenti di un insetto? Ragazzi, c'è Orso. Un pacifista? No. Guarda le sue mani. Attenzione al porto sud-ovest.
è apparso Bartolomeo Orso, ex membro della flotta dei sette, e si dirige verso il centro. Il chip non funziona, non si ferma. Non dite idiozie, Orso non può venire qui. Non ci riesco, ho paura. Orso è qui. Oh merda, Orso Bartolomeo. Ehi papà, il mio cuore sta per spezzarsi. Io... Fuoco, continuate a colpirlo! Forse è meglio che io muoia. Scusami papà. Urla quanto vuoi, mocciosa. Mirate alla testa. Scusami papà. Hai dato la vita per me. Papà. E il capitolo si chiude con lui con un pugnazzo di Dio rivolto al drago celeste. Con una faccia arrabbiata, piena di risentimento. Orso è ancora umano. E ha dell'Aki, sì. Ambizione. Sintomo di volontà. E la volontà è sintomo di umanità. Orso è parzialmente cosciente. Guarda qua. L'occhio destro è diverso dall'occhio sinistro. Dici che è istinto? Cioè, nonostante sia diventato un robot, ancestralmente sa che quella è sua figlia e quindi senza volerlo, quindi senza volontà la sta difendendo? Quindi lui non sa di starlo facendo, ma lo sta facendo? Ragazzi, questi denti sono risentimento. Questa è un'emozione umana. È in c***o. Lo sa a chi lo sta dando il pugno. Ragazzi, in 15 capitoli, nonostante siano stati tanto bistrattati, abbiamo due nuovi protagonisti di One Piece. Bonnie va in ciurma, eh? Bonnie Mugiwara fra massimo 20 capitoli. Le memorie sono rimaste lo stesso come Astussi, forse. Vegapunk le ha solo represse? Ah, e infatti, per quanto riguarda il disegno... Niente male questo. Veramente niente male. È tornato in un certo senso anche a far capire. Non sono molto d'accordo che i riquadri piccolini siano brutti da vedere. Dici questo, forse? No, dai, è un bellissimo capitolo. Sta reingranando, eh? È da qualche capitolino che ha cominciato di nuovo a ingranare. Molto bello. Una buona notizia. Oda c'è. Oda c'è. ZV Enox, grazie per il Prime. Molto meglio rispetto al solito, sì. Jov che si tiene proprio con le dita palmate sul terreno perché non vuole essere ferito, va bene. Ti capisco benissimo. È un bel capitolo, si sta riprendendo rispetto a qualche capitolo fa. Sì, sì, è tornato a disegnare un manga. Anche nello scorso capitolo con le pagine della vita di Kuma ha fatto vedere che sa ancora disegnare e fare regia. Questi sono i capitoli post-operazione agli occhi. Quindi top che sia tornato a livelli alti. Magari Oda è il primo che, vedendo per esempio lo scontro che ha fatto di Kizaru contro Luffy, ha detto basta, mi devo operare. Forse. Sto capitolo spacca a livello di disegno, però secondo me anche quelli disegnati un po' di fretta hanno il loro perché, anzi, fa parte dell'evoluzione artistica. Inc, l'unica cosa che non accetto è aver sprecato Kizaru contro Luffy. Quella cosa me la ricorderò, però... Zero rancore per il maestro. Bellissimo capitolo, sono molto contento. E poi, che bellezza Bonnie e Orso, dai. Dici che è Kizaru ad aver dato da mangiare a Luffy? Ma nel senso, è una tua teoria o si è visto? E non ho notato io. È stato Kizaru? Penso che Kizaru, ragazzi, sia il tipico SS che sta zitto mentre si fanno atroci atti umani. Non penso sia per niente buono. Proprio Kizaru, penso proprio che sia dall'altra parte. Non ha mai dimostrato etica. Chi ha dato da mangiare a Luffy? Kizaru palese, dopo aver sentito quello che Saturn ha detto, si è passato una mano sulla coscienza e abbia buttato Luffy portandogli del cibo. Effettivamente, brutta roba.
Sentomaru immobilizzato. La scena di Kizaru che balla la danza di Nika non è un caso. Io spero Lucci perché lo troverei ridicolo, anche se penso possa essere uno dei Vegapunk. Il giorno in cui Rob Lucci morirà agonizzante, io ballerò insieme a Nika. Uno, probabilmente lo metto nei miei top 3 personaggi preferiti dell'intero One Piece. Intero, ragazzi. Un unico semplice pezzo di merda, vigliacco e carnefice di deboli. Piatto come quello che ho mangiato, come quello su cui ho mangiato qualche ora fa. Terribile. Terribile, è una merda. Una merda di personaggio. Dopo di lui non so nemmeno chi mettere. Per esempio Usopp lo odio, però è un bellissimo personaggio. Capito qual è la differenza? Odiarlo dentro la storia come Usopp o odiarlo in quanto come è scritto Lucci. Lucci è una merda. Poi ovviamente anche Lucci è volutamente in quel modo. È un pazzo psicopatico. È il classico che il governo ha assunto per fargli fare quello che mena i deboli, ma perché non sa fare altro. Vero, il robot che si è svegliato. Ma dove c***o è finito? Si è svegliato. Forse quando Nika si spegne pure lui. A Oda non perdonerò mai la promozione di Lucci dopo aver letteralmente fatto collassare Enies Lobby. Ha un senso ciò che dici. Minchia, orso senza sentimenti, completamente amorfo, che guarda Nika splendere e ballare. Che roba. Capito quindi Bonnie cos'è? È il primo caso di implementazione di un frutto del diavolo senza mangiarlo. E quello che fa è percepire il futuro dei vari esseri viventi e imitare il futuro che ottiene attraverso l'immaginazione. Anche Big Mom tecnicamente non lo aveva mangiato. Secondo me Big Mom e Teach hanno fatto un po' la stessa cosa. Appena lei viene a conoscenza del futuro non può più distorcerlo, appunto. Capito? Dico, però è a conoscenza delle trasformazioni di Luffy, infatti non diventa Nika perché non l'ha mai visto. Se lo vedesse, si potrebbe trasformare, giusto? Mentre quando ha paura del futuro si immobilizza completamente, se ho capito bene. Cioè, quando non ha speranza del futuro, non può più utilizzarlo. Infatti, quando si è impanicata, si è repressa completamente. Tra l'altro è meraviglioso perché il padre le ha sempre impartito che Nika sarebbe arrivato. E quindi lei... Cioè, non è che gli esperimenti sul frutto, visto che i frutti sono la volontà delle persone, lei ha ottenuto il frutto della volontà del futuro perché è l'unica cosa che il padre le prometteva ogni giorno. Cioè, alla fine, se sono estensioni di volontà, i frutti magari loro facevano esperimenti, ma non su questo tipo di potere, anche perché non avresti mai dato qualcosa di OP a una schiava, capito? Io credo che sia perché ha un po' perso la speranza in Nika. Voglio fare l'amore. Ciao Emilio! Mario! In generale il destino è una cosa praticamente canon ormai, per cui si ha pienamente senso. È comunque figlio di un drago celeste. Non è figlia di Orso, vero? Secondo me l'esperimento era sul tipo di assunzione, però l'idea di dare un frutto buono a una schiava è totalmente senza senso. Ma infatti è ancora una schiava, non vuol dire niente che è figlia del drago celeste. Il drago celeste ha stuprato la moglie di Orso. Cioè era vittima di violenza, non era un matrimonio dove lui voleva un figlio come erede drago celeste. Non è mai stata trattata da drago celeste. Non è un frutto buono, raga. Cercavano di creare un Nika per contrastare il vero Nika. Potrebbe anche essere questo. Che poi questa sperimentazione su Ginny può essere la base di come Barbanera ha preso il frutto da Barba Bianca. Perché? A livello temporale, quando loro conducevano gli esperimenti su Bonnie, Luffy non ha ancora mangiato il modello Nika, giusto? Quindi potrebbe essere che il frutto ce l'avevano ancora loro e stava viaggiando proprio per ottenere la sperimentazione. Però Bonnie è piccola, è vero. Non è una vera donna. È una bambina.
Anche perché non avrebbe avuto senso sperimentare un frutto che contrastasse Nika se avevano il frutto di Nika. Ha mangiato prima e poi hanno condotto gli esperimenti per contrastare Nika che aveva rubato Shanks. Sì, Bonnie un pezzo di figa clamoroso, scusate. Ma vabbè, Bonnie idealmente quando è adulta. Comunque, secondo me è assolutamente collegabile a Teach. Perché io vi ricordo che Teach... Quanti anni c'ha Teach? Si sa quanti anni c'ha? Ne ha circa 40? Ragazzi, è come se ne avesse 80. A livello di studio è come se ne avesse 80. Perché Teach studia da quando è bambino e non dorme. Quindi è assolutamente coerente che lui sia più avanti del governo sulle sperimentazioni, a patto che ovviamente avesse le informazioni attuali di quando era piccolo e il governo era arrivato a un certo risultato. Non ha mai dormito, ragazzi, ha il doppio dell'età, il doppio. Sì, secondo me Kuma vedrà Nika e avrà un riflesso umano, sarà completamente immobile a livello di aspetto e di volto, sarà impassibile, ma gli usciranno le lacrime. Ma dove lo dice che non ha mai dormito? Lo dicono Buggy e Shanks, se non sbaglio. Lo dicono Buggy e Shanks quando sono piccini e lo vedono quando lui sta con Barba Bianca. Che ci sono loro due che gli dicono: lo vedi quello lì? Quello non dorme. Ed lo capiscono perché Barba Bianca e Roger lottano per 3 giorni. Senza stop. E mentre loro riposano, Barba Nera sta sempre a guardare. Che paura. Dorme da sveglio. No, switch. Teach switch. Non credo che Teach ha fatto tutto in maniera cinica e programmata, io. Però non ho capito se sta dando il doppio frutto anche alla sua ciurma. Sì, lo sta dando. Ma è confermato che lo sta dando. Ci sta Shiryu che c'ha il frutto del leoncino di Thriller Bark che voleva sposare Nami. Lo sa fare non solo per se stesso, lo sa fare per tutti. Ed è scienza quella, eh? Non è un trucco. È proprio scienza pura che ha studiato. Secondo me Teach è molto cinico. Per me Teach fa paura proprio perché è freddo come il ghiaccio. Teach, per arrivare al suo obiettivo, sembra che cambi personalità. Però la cosa della doppia personalità già esiste in One Piece con Cavendish. Non sarebbe ridondante? Cavendish ce l'ha come deficit psicologico, come turba psicologica, come malattia psicologica, il disturbo borderline. Però Teach non penso che sia una questione mentale. Penso che Teach... Io sono a favore della teoria del Cerbero, di Teach. Che ci sono 3 Teach. Lui switcha con altre 2 personalità, ma per una questione di frutto, cioè... Teach è potenzialmente best villain. Teach è il villain finale. Anche perché Shanks, a un certo punto, secondo me, se fossero tutti all'Laugh-Tale, secondo me, Shanks non sarebbe interessato. Farebbe combattere Luffy contro Barbanera e Luffy sarebbe il primo a dirgli fatti cazzi tuoi. E attaccherebbe Shanks, dicendogli non voglio favoritismi. Shanks lotta con Buggy. Secondo me Shanks e Buggy Mario lottano all'Laugh-Tale. Caverna di Sturniolo. Buon compleanno a tutti. Grazie Bertal, e grazie anche per il 5° mese. Secondo me Laugh-Tale c'è un doppio scontro: Teach contro Luffy e Buggy e Shanks, che sarà una roba di lacrimoni. Da lacrimoni. Sì, Imo è una roba dei rivoluzionari. Secondo me Imo e Luffy non sono una controparte l'una dell'altro. Ci sono tantissime controparti One Piece e si devono chiudere tutte. La controparte di Teach è Luffy, la controparte di Buggy è Shanks, la controparte di Imu è... Non dico nemmeno Dragon, dico Coso, dico Sabo. Tra l'altro si sono già visti. Againo per me fa rematch, eh. Secondo me Againo lo affonda a Guzan, eh. Sarebbe bellissimo. Ah, vero, Sabo per Ace. Sabo per Ace. Minchia, figlioli, c'è il suo stesso frutto, sarebbe bellissimo. Sì, però comunque Againo lo dice quando lo sfonda ad Ace, che il magma è più forte del fuoco, non ci sarebbe storia. Ah, dici che l'Aki forte di fuoco, però dico,
Akainu ha qualche anno in più di esperienza con l'Aki, eh? Infatti a Marineford si vede un Aki di Akainu, raga? Lì mi sa che siamo costretti a immaginarcelo un attimo. Akainu contro Dada è impossibile.